Allora, benvenuti. Oggi ci occuperemo dei rapporti di Mariano Fortuny e l'Italia, quindi proprio un'analisi dei complessi rapporti di dare e avere che ci sono stati nell'Ottocento tra quello che si affermò ben presto come uno dei più importanti pittori alla moda dell'Ottocento e l'Italia, in particolare le due città e i due ambienti artistici con cui Fortuny si legò in particolar modo, ovvero Roma, città in cui scelse di vivere, e Napoli, il cui ambiente artistico sentì in particolare sintonia. L'incontro con l'arte contemporanea italiana avvenne, per Fortuny, nel 1861. Lui arriva giovanissimo nel 58, si lega all'ambiente artistico romano, in particolare all'Accademia di Gigi e Via Margutta, stringe amicizia presto con un giovane pittore Attilio Simonetti che diverrà l'unico suo vero allievo. E presto, dunque nel 61, si reca a quello che era l'appuntamento che teneva il punto della situazione dell'arte contemporanea in Italia. Ed era una situazione che vedeva due schieramenti: da una parte l'arte accademica, la pittura di storia, e dall'altra la frangia realista che in particolar modo aveva due componenti, due regioni erano all'avanguardia nel naturalismo, ovviamente i macchiaioli toscani e i pittori napoletani guidati da Filippo Palizzi. Nell'occasione della mostra, il favore venne dato inevitabilmente alla pittura accademica. Era il momento in cui il neonato Stato unitario doveva formalizzare un linguaggio ufficiale e anche di comunicazione, ed era inevitabile che il linguaggio del sapido realismo paliziano, dei bozzi, come venivano definiti dai macchiaioli, non andavano bene. Ed ecco il favore che viene prestato a quella che è un intelligente compromesso, quello attuato da Domenico Morelli. Questo è il bagno pompeiano, appunto, della Fondazione Balzan, esposto precisamente all'Esposizione Nazionale di Firenze del 1861. Domenico Morelli attua una intelligente opera di mediazione, ovvero una pittura di storia riformata alla luce del vero, alla luce del vero e alla luce delle sperimentazioni sul calore che stava compiendo Filippo Palizzi. E da qui le famose cose non viste, ma immaginate vere ad un tempo, che è la formula appunto del verismo storico morelliano che ottiene riconoscimenti e premi lui e i suoi seguaci proprio nel 61. Dicevamo Filippo Palizzi. Filippo Palizzi infatti è stato il primo, sin dall'inizio degli anni 50, qui abbiamo un'opera iconica che non è stata esposta nel 61, però è un po' mi sono riuniti tutti gli elementi un po' della poetica paliziana. Filippo Palizzi è stato quindi il primo, sin dagli anni 50, a studiare in campagna dal vero, cercando di superare tutte quelle che erano le convenzioni accademiche, consacrandosi a quello che lui chiama sacro vero, con l'intento di raggiungere la verità di luce e di colore. Quindi si sposta in campagna. I suoi soggetti sono quelli più facili da trovare, ovvero gli animali, si concentra proprio sul vello delle pecore, sul vello dei bovini e cerca di raggiungere questa verità di luce. Se ci pensate, quando Monet si concentra sulle varie cattedrali cercando di riportare fedelmente l'atmosfera, non è più interessato al soggetto. La stessa cosa fa Filippo Palizzi con i suoi animali. Non gli interessa la pittura di storia, non gli interessa i travestimenti, l'importante era raggiungere la verità di luce e di colore. E così vi riesce in una maniera talmente straordinaria che appunto è riconosciuto nel 61 il caposcuola dei realisti. E anche dai toscani è riconosciuto questo come caposcuola. Ricordiamo che nel 61
mentre i napoletani e i macchiaioli venivano relegati ai margini dell'esposizione, almeno nei riconoscimenti ufficiali, mentre Domenico Morelli conquistava il favore del pubblico e della critica, Filippo Palizzi, che aveva intuito quale sarebbe stata le posizioni della critica, rifiuta di esporre. Cioè, nella prima esposizione nazionale di Firenze, Filippo Palizzi decide di non inviare nessuna opera, chiama l'amico Saverio Altamura, nonostante che Saverio Altamura e Gelentano fossero amici e seguaci del verismo storico di Morelli, in realtà erano tutti quanti legati alla frangia realista, perché abbiamo visto come Morelli voleva essere un rivoluzionario, no? E un rivoluzionario all'interno della pittura di storia. Ebbene, chiama Saverio Altamura e gli chiede di esporre 15 suoi quadri nel suo studio. Ecco quindi che tutti i pittori italiani dell'Ottocento presenti all'esposizione fecero la spola tra l'esposizione nazionale e lo studio di Altamura per tributare a quello che era considerato il primo realista italiano, il vero rivoluzionario, e con opere appunto non questa ma opere molto simili. Nel frattempo nell'esposizione nazionale i seguaci come Saverio Altamura, che esponeva ai funerali di Bondelmonte, o il Consiglio dei Dieci, che invece esponeva Bernardo Celentano, appunto conquistavano il successo proprio per questo. Vedete, c'è anche una verità fisionomica delle tipologie dei personaggi, quindi è veramente come se accadesse sotto i nostri occhi un fatto del passato. Era questa l'operazione appunto che voleva svolgere Domenico Morelli e i suoi seguaci. Domenico Morelli che presenta anche il Conte Lara, conservato alla Galleria Nazionale di Roma. Mariano Fortuny, che visitò questa esposizione, fu colpito in particolare appunto dal verismo storico di Morelli e dei suoi seguaci. Anzi, possiamo già notare come le ricerche sulle queste delicatissime calibrature cromatiche neovenite presenti nel Conte Lara, che erano derivate appunto dall'attenzione nel Cinquecento Veneto, sul Cinquecento Veneto di Morelli, colpirono in particolar modo Fortuny, che appunto ripropose in numerose sue opere degli anni 60. Si pensi alle due versioni di Fantasia araba del 1866 e del 1867, che a mio parere sono impensabili appunto senza l'esempio morelliano. E che Fortuny sia stato colpito in quel momento da Morelli e dai napoletani, che lui definiva i più coloristi d'Italia, quindi era il colore, l'elemento vincente appunto della scuola napoletana, e questo favore di Fortuny verso i napoletani lo capiamo già dal viaggio che compì insieme ad Attilio Simonetti nel 1863. Nel 1867-63 Fortuny e Simonetti si recano a Napoli e vanno a visitare, come ricorda Attilio Simonetti, lo studio di Domenico Morelli, lo studio di Gioacchino Toma, un altro artista molto noto tra i napoletani, e quello di Filippo Palizzi. Quindi, nonostante, ecco qui un segno della curiosità di Fortuny, nonostante il suo disinteresse verso la tematica animalistica di Filippo Palizzi, ne riconosce l'importanza rivoluzionaria visitando lo studio, e non sarà un caso che nell'asta tenutasi all'Hotel Drouot post mortem della collezione Fortuny vi sia annotata una copia da Filippo Palizzi. L'indicazione di seguire Domenico Morelli e il suo verismo storico come l'elemento più moderno dell'arte contemporanea del tempo era sostenuta anche da Baldassarre Odescalchi a Roma. L'ambiente romano era fortemente condizionato da Odescalchi, che era non solamente il presidente del Circolo Artistico Internazionale, che teneva delle esposizioni parallele a quelle degli amatori e cultori, era anche un teorico, uno scrittore d'arte, e affermava appunto che per trovare una via moderna che finalmente porti a un'imitazione della natura, l'arte, trasmettendo dei concetti elevati, la strada era quella appunto indicata da Morelli.
Di fatto, in realtà, però, De Scalchi non era molto interessato al verismo storico morelliano, era abbastanza vago nelle sue preferenze, tant'è che lui sostanzialmente sosteneva che l'arte doveva essere corretta da un punto di vista disegnativo. Da un punto di vista iconografico predisponeva ad un eclettismo abbastanza vario, quindi andavano bene tutti quanti i soggetti e l'importante è che fossero realizzati in maniera veritiera, lui scrive, in maniera filologica, quindi secondo una ricostruzione attenta dell'epoca, dei luoghi degli oggetti anche rappresentati. Questo favore verso l'eclettismo storiografico e verso la qualità portò De Scalchi ad appoggiare per primo la cosiddetta colonia spagnola la colonia spagnola di Roma. La colonia spagnola di Roma non erano altro che una serie di artisti spagnoli che negli anni 60 incominciarono a stabilirsi nella capitale. Si cominciarono a stabilire nella capitale perché l'astro nascente di Fortuny stava calamitando i suoi conterranei nel seguire sostanzialmente una strada di successo, di trionfo. La pittura in costume settecentesco di Fortuny oppure orientalista si cominciava a vendere a prezzi folli e da qui il formarsi di questa colonia spagnola che De Scalchi immediatamente appoggia. Ma l'appoggia perché? L'appoggia sicuramente perché vi riconosceva la qualità tecnica, riconosceva quegli tre elementi di cui abbiamo parlato prima, no? L'essere veritieri, la qualità tecnica e la gradevolezza dei soggetti, ma l'appoggia anche perché capisce che con questo contatto con l'arte spagnola si poteva dare finalmente una soluzione al sofferente mercato degli artisti romani, e gli artisti romani soprattutto in quegli anni avevano una difficile situazione economica. E infatti, grazie a Fortuny, grazie ai maestri spagnoli, numerosi mercanti stranieri incominciarono a frequentare la capitale e gli artisti romani incominciarono a legarsi con questi artisti. Pensiamo ovviamente in primis a Goupil. Un pittore che può essere considerato rappresentativo dell'arte romana di gusto internazionale è appunto Attilio Simonetti. Attilio Simonetti, come abbiamo detto, era l'unico allievo di Fortuny. Questa è Mimma Pompeiana, esposta alla mostra di Milano del 1864, che conquistò anche un premio, l'acquisto statale. Contemporaneamente aveva realizzato I Mandatari a Roma, un'opera che poi inviò al Salon di Parigi del 68. Quindi I Mandatari a Roma è una scena di genere ambientata nella Roma contemporanea. Qui abbiamo invece il genere neopompeiano. Attilio Simonetti era famoso pure per i dipinti in costume settecentesco, quindi Attilio Simonetti, come tutti i pittori romani dell'Ottocento, di questo momento, quindi siamo negli anni 60-70, avevano e seguivano l'eclettismo storiografico suggerito da De Scalchi e ben frequentato dagli spagnoli. Ma Attilio Simonetti era intimamente legato al suo maestro. I Mandatari a Roma è incentrato sulla figura del personaggio centrale che è tratta da un'incisione di Fortuny. Esatto. L'attrice pompeiana, non solo ovviamente, siamo nel 63-64, vi ricordate che nel 63 Simonetti è andato a Napoli a visitare lo studio di Morelli? Ecco la prima conseguenza: Fortuny ammira Morelli e Simonetti sostanzialmente riprende le atmosfere del famosissimo e bellissimo bagno pompeiano e, come giustamente veniva suggerito, il personaggio sullo sfondo è ripreso dal famoso idillio, è un'incisione
di Mariano Fortuni. C'è presso gli eredi di Attilio Simonetti un'incisione, questa incisione sul retro è annotata la frase, una testimonianza di Attilio, che avoca a sé il primato in questa invenzione, il primato iconografico. Sono stato io a suggerirlo a Mariano. Noi non sappiamo com'è andata la storia, ma poco importa, perché... Sì, esistono pure degli studi, insomma, sono pressoché contemporanee, però poco importa in realtà, perché a Roma lo stile, le tematiche, sin anche la moda di avere un atelier ricco di oggetti di antiquariato e di rarità, erano derivati da Fortuni in maniera incondizionata. Non ci fu un talento in realtà a Roma capace di rielaborare in questi anni le indicazioni di Mariano Fortuni. Fu semplicemente l'occasione di entrare in contatto con il mercato internazionale, seguendo in maniera pedissequa le indicazioni dello stile di Fortuni. Quindi una lettura di fatto superficiale, dovuta, a mio parere, a una realtà semplice: non vi erano dei talenti fuori dall'ordinario tra i pittori romani. No, erano questi però a Napoli. E ve ne erano più di uno. Fortuni negli anni a volte compì dei viaggi a Napoli, ma il momento cruciale fu l'estate del 1874. Il 2 luglio, su consiglio di Domenico Morelli, si spostò ed affittò, si spostò a Napoli, e invece del consueto Hotel Washington nel centro della città, si spostò a Villa Rata a Portici. È una località al tempo idilliaca, oggi purtroppo le dici l'abusivismo l'ha resa irriconoscibile. Però era particolarmente indicata per prendersi riposo dalle pressanti richieste del mercato internazionale. Fortuni era continuamente, appunto, prestato dai mercanti, in competizione a Parigi con i grandi dell'epoca, Jérôme, Meissonier, in viaggio tra la Spagna, Londra. Insomma, un momento di riposo, colse l'occasione e si trasferì qui a Portici con alcuni amici, con la famiglia, la moglie Cecilia, i due figli. E iniziò un periodo straordinario. C'è un aneddoto storico, quello della serenata alla moda del paese, che tutti gli allievi dell'Accademia Napoletana fecero sbarcando da alcune imbarcazioni sulla spiaggia di fronte a Fortuni, recitando uno stornello che è ricordato pure da Ugoietti. Insomma, Napoli è entusiasta di Fortuni, è entusiasta della presenza di uno dei pittori più famosi e più pagati del tempo. Sostanzialmente lo adorano. E lui è contento, si trova bene con la moglie. Il clima napoletano è molto simile a quello dell'amata Andalusia, ed è quindi un momento di pausa, anche di pausa dalla pittura di mercato. Incomincia, sono parole sue, a ricercare la propria individualità, a ricercare una propria fisionomia. Finalmente posso dipingere per me stesso, secondo il mio gusto. Da qui l'elaborazione di tre capolavori che saranno I figli del pittore nel salone giapponese, Il macellaio e La villeggiatura a Portici. Ma Portici non era semplicemente un luogo dove riposarsi, lontano dalla città, da Parigi e dalle logiche del mercato internazionale. Era anche la sede della cosiddetta Scuola di Resina o Repubblica di Portici. Infatti, sin dagli anni 60, Marco De Gregorio, Federico Rossano e Giuseppe De Nittis si erano spostati al di fuori della città per cercare di superare il microsegno paliziano, questa paziente analisi che aveva portato a risultati straordinari, però troppo lenticolare, quella di Filippo Palizzi, quindi di giungere a un realismo più moderno.
e allontanandosi anche da quella che era l'egemonia a Napoli del verismo storico morelliano, quindi veniva rifiutata in toto la storia, si criticava anche l'operato di Filippo Palizzi e si cerca di fare qualcosa di diverso che si può fare anche grazie all'intervento di uno scultore, ma anche pittore, Adriano Cecioni. Adriano Cecioni, toscano, teorico della pittura macchiaiola, si sposta nel 63 precisamente a Napoli per il pensionato e ovviamente non può altro che rifiutare la storia di Morelli e avvicinarsi alla Reggia di Portici, dove era un momento di passaggio tra i beni dei Borboni che ovviamente erano dovuti andare via, e quindi era un po' abbandonata questa reggia, e Marco De Glorio aveva fatto sì che il suo atelier si era spostato all'interno della reggia, in una situazione anche questa piuttosto isolata, dove poteva lavorare in pace. Cecioni gli si avvicina e sostanzialmente costituisce il trade union con le ricerche dei macchiaioli toscani, fa da supporto teorico a quello che stavano combinando De Gregorio, Rossano e De Nittis. Questa compagine viene definita da Diego Martelli una camerata di radicali in arte che non riconoscevano nessuna autorità e disprezzavano tutto quanto poteva procurar loro benessere con le concessioni fatte alla moda. Quindi c'era pure il rifiuto dell'arte alla moda Goupil, un rifiuto anche all'arte alla moda di Fortuny, indubbiamente. E Cecioni rapidamente incomincia ad essere guardato con straordinaria ammirazione, soprattutto dal giovane De Nittis. Cecioni che predicava, e queste prediche possono essere riflesse anche nei suoi dipinti, che l'arte doveva essere una sorpresa fatta alla natura, nei suoi momenti normali e anormali, nei suoi effetti più o meno strani. Lo capì alla perfezione Giuseppe De Nittis. Scrive Cecioni: gli facevo osservare che in natura tutto è distinto, ben fatto, scrupolosamente finito, e quindi un quadro doveva avere aspetto calmo e gentile, semplicità di fattura e nessuna bravura, e quindi gli ponevo a paragone i colori, i soggetti e le pennellate dei quadri da esposizione e gli parlavo con disprezzo della pittura storica, allora tenuta in tanto pregio a Napoli. Dunque Morelli. Gli narravo poi di Firenze e degli studi nuovi che gli artisti di quella città facevano, dunque i macchiaioli. Ed è l'innato talento di Giuseppe De Nittis a portare a un vertice di qualità i discorsi di Cecioni, proprio con questa natura come smaltata, con i contorni puliti e scritti, scriveva Francesco Netti. Anzi, i detrattori di De Nittis scrivevano: ma che cosa fa? Fotografie dipinte? Ecco, quindi veniva in un certo senso criticata questa via molto vicina poi alle soluzioni della scuola di Piacentina in Toscana, no? E questo è Cecioni proprio che prova queste tangenze. Addirittura un quadro provoca fanatismo, la traversata degli Appennini del 1867 esposta alla promotrice. Scrive ancora Cecioni: si vedeva una strada fangosa con una diligenza tinta di giallo dalla metà in su che andava verso l'orizzonte, un muro fradicio, un cielo cupo con dei nuvoloni scuri e quasi neri sull'orizzonte, di dove sembrava venire un temporale. Uno strappo nell'aria che lasciava vedere un po' di chiaro, ciò che rendeva tanto bene l'agitazione di un cielo burrascoso ed aumentava la tristezza dell'effetto. Tutto questo eseguito in modo tale da far rimanere stupito chiunque, specialmente gli artisti che sanno quanta difficoltà costi il render per forma e per colore il fango, i ciottoli, la massicciata, le rotaie nella mota, i monti di spazzatura, tutte cose della più grande difficoltà e che il De Nittis faceva alla perfezione. Ed è infatti Giuseppe De Nittis con quadri come Traversata degli Appennini che possono essere presi ad emblema della scuola di Resina, no? Proprio per questa pulizia ottica, per questa luce cristallina finissima e difficile superare l'abilità tecnica e percettiva di De Nittis in questo momento. Ma De Nittis nel 67
decide di conquistare Parigi e vi riuscì. Nel 67 Adriano Cecioni deve pure terminare pensionato e ritornare a Firenze. Ed ecco qui che alla guida della scuola di Portici, nel momento in cui arriverà Fortuny, non vi erano né De Nittis né Cecioni, vi era Marco De Gregorio. Marco De Gregorio era il più severo, il più brusco, il più legato anche alle classi più povere, insomma, veramente un personaggio determinato nel suo realismo e nel suo avversare l'arte alla moda. Da qui alcuni episodi con Goupil che la dicono lunga sui rapporti sui rapporti e sulle caratteristiche dell'arte di Marco De Gregorio. Quando Goupil, rifiutando un quadro di De Gregorio che aveva bisogno di vendere, scrisse: i suoi quadri hanno delle qualità, questo quadro ha delle qualità, non sono le qualità che a me interessano, punto. E quindi una vita anche di difficoltà economiche costanti, che poi portò anche a una morte prematura nel 1876. Comunque la sua attenzione era proprio per questa realtà crudamente tradotta, senza grazia, ma fedele e sincera. E in questi anni 70 le caratteristiche della pittura di Marco De Gregorio erano in quello che Adriano Cecioni scrive il ragionamento della luce, ovvero la capacità di dosare una calda luminosità cristallina. Questa era proprio la peculiarità di Marco De Gregorio e divenne anche emblema di tutta la scuola di Resina. Altra caratteristica di Gregorio è l'essenzialità geometrica che ritorna in tutte le sue opere, spesso e volentieri con questo muro di cinta in obliquo che innerva e sorregge la composizione e contribuisce a questa idea di ordine. Utilizzeremo come passepartout per comprendere come si muoveva Fortuny nei confronti di quest'arte contemporanea napoletana ancora una volta le parole di Cecioni. Giunto a Resina, lo spagnolo giunto a Portici, lo spagnolo a Portici, dove si trovava poco prima della sua morte avvenuta in Roma, frequentò moltissimo lo studio del pittore De Gregorio. Quindi, segno anche di curiosità, no? Cioè Fortuny, pittore di successo, alla moda, ricchissimo, si interessa alla ricerca invece di un pittore che successo non l'aveva, ma era in quel momento l'elemento più aggiornato e più d'avanguardia della pittura napoletana. E Fortuny lo capisce, Fortuny lo frequenta e quando realizza il resumé del suo soggiorno a Portici, come lo definisce lui stesso, spiaggia di Portici o villeggiatura del 1874, si ricorda innanzitutto proprio dei muri di De Gregorio, ritornano spesso come motivo iconografico questi muri in obliquo, abbiamo detto, eccolo qua, è sullo sfondo della composizione di villeggiatura, ma soprattutto ha imparato a utilizzare il ragionamento della luce di Gregorio, ed ecco quindi questa calda luminosità cristallina che è la chiave di villeggiatura e sicuramente contribuisce al fascino di un'opera del genere. Anche perché Fortuny veniva dal soggiorno in Marocco e da alcuni studi in Andalusia. I quadri fatti prima avevano un'intensità luministica accecante. Ecco, De Gregorio gli serve a dosare questa luminosità. Anche l'interesse, l'altro capolavoro, vi dicevo, di questo periodo era Macellaia di Portici, anche l'interesse per le classi lavoratrici, anche l'interesse per un realismo crudo, anche l'accensione cromatica, il quadro è disperso, ma chi ha visto il quadro parlava di fanfara di colore, quindi anche questi elementi possono riportare a Marco De Gregorio e sicuramente riportano alla pittura napoletana, ai pittori napoletani che erano, secondo le parole di Fortuny, i più coloristi d'Italia. Ma in villeggiatura, di cui esistono numerosi studi per la figura centrale e anche per le altre parti, ma soprattutto per la figura centrale che è Cecilia che cuce
Villeggiatura può essere preso anche come un indice di altri tipi di confronti con altri maestri. Infatti, analizzando questi disegni conservati presso il Museo Fortuny, l'archivio fotografico di Venezia, è chiaro, anche se in controparte, il riferimento al quadro del momento che fu esposto alla promotrice proprio del 74, la Luisa San Felice in carcere di Gioacchino Toma. Noi ci ricordiamo che Fortuny, grazie alle parole di Sogonetti, conosceva lo studio di Toma già dal 1863, quindi appare naturale che il quadro, anche questo meritò l'acquisto reale, anche questo fece scalpore all'epoca, era ancora una volta la curiosità di Fortuny di confrontarsi con le personalità più stimolanti che lo potevano circondare. Sempre nel 74, oltre che alla Luisa San Felice, fu esposta anche Adelina ed Eleonora, ora al Museo di Capodimonte. I numerosi studi conservati, questa è un'altra opera, Cecilia de Madrazo, sempre di Fortuny del British Museum. I numerosi studi conservati sempre a Palazzo Fortuny per la Cecilia de Madrazo, a parte che ritroviamo un'altra volta la Luisa San Felice in carcere, il riferimento iconografico a Toma, ma i numerosi studi vedono prima due figure all'interno, poi sull'uscio addirittura con la medesima veste striata che abbiamo visto in Dalbono. Le parole stesse di Fortuny del 74 ricordano tra gli artisti più validi un giovane Edoardo Dalbono. Quindi vedete come riesce a confrontarsi ora con De Gregorio, ora con Toma, ora con Dalbono e apprendere a rielaborare ovviamente in maniera affatto autonoma. Anzi, un altro giovane che ricorda Fortuny nel 74 è, oltre a Dalbono, un tale Antonio Mancini. Ed ecco che ci sono una serie di scugnizzi fatti con una pennellata scura, una pittura sporca, fatti da Fortuny appunto a Portici, che possono suggerire la conoscenza proprio delle opere e della galleria di scugnizzi malinconici che stava realizzando in quel momento Antonio Mancini. Quindi potrebbe esserci stato un contatto per me anche con Leo, anzi c'è stato un contatto con Mancini, però potrebbe, opere del genere potrebbero ecco, significare anche la suggestione per Mancini. Mancini che ricordiamo con questa pittura dalla tavolozza così scura era dovuta allo studio della pittura del Seicento nelle chiese napoletane. Fortuny, ovviamente, tutta la pittura di Fortuny in realtà era legata anch'essa alla pittura antica, ai vari Velázquez, Goya, Ribera, che ha studiato tantissimo, quindi riconobbe la matrice seicentesca di Mancini e di sicuro la ammirò. Tutti sappiamo appunto che nel 74 a Portici Fortuny conobbe anche Vincenzo Gemito che realizzò la bella testa in terracotta raffigurante appunto Fortuny, che poi divenne il modello per il celebre monumento in bronzo del Verano. Ebbene, alcuni disegni conservati sempre nel prezioso archivio fotografico Fortuny di Venezia raffigurano dei pescatori sulla spiaggia e in questo momento Vincenzo Gemito, appunto, è concentrato proprio sullo studio dei giovani adolescenti, ricercando però con un'urgenza naturalistica straordinaria proprio la vita reale e la vividezza di questi modelli, che sicuramente suggestionano Fortuny, ma questa suggestione naturalistica poi viene travasata in una versione estetizzata, diciamo, del pescatore, del corpo del pescatore dell'adolescente. Guardate, sembra un passo di danza.
è proprio agli antipodi della versione naturalista di Vincenzo Gemite, ma qui risiede proprio il segreto dell'animo fortuniano, cioè questo elemento estetico che sottende tutta la sua ricerca e che quindi conferma anche la capacità di confrontarsi ma rimanere se stesso che aveva Mariano Fortuny. Quindi vedete con quale curiosità Fortuny è a Napoli e si confronta con questi grandi maestri. Ma se Fortuny si dimostra curioso di rielaborare le novità di Portici e dei maestri ivi residenti, l'impatto che ebbe Fortuny sulla pittura napoletana fu rivoluzionario. Mariano Fortuny, infatti, innescò in questi talenti, rari tra i più notevoli dell'Italia del tempo, una capacità di rinnovare il naturalismo dell'epoca e con questo nuovo linguaggio di non solo di trionfare in tutte le esposizioni nazionali dell'epoca, ma anche di legare, di ottenere i contratti con le più prestigiose case di vendita internazionali. Lo capì Francesco Netti in occasione dell'esposizione nazionale di Napoli del 77, dove Francesco Paolo Michetti inviò la processione del Corpus Domini a Chieti, realizzata dal 76 al 77. Netti affermò che il povero e grande Fortuny aveva dato delle belle lezioni di pittura a tutti gli artisti e la festa per gli occhi, così venne definita, del Corpus Domini ne era un po' la chiave di volta. Il quadro fece un'impressione abbagliante e costituì la vera novità dell'esposizione nazionale. E fu conteso da Goupil, presto entrò a far parte delle collezioni dell'imperatore Guglielmo II e ottenne degli entusiasti riconoscimenti e delle aspre critiche, inevitabilmente. E iniziamo dalle critiche. Adriano Ceccioni scrive che è un ventaglio in cornice, ovvero non vi è più alcun rispetto della convenzione prospettica, le figure sono spiaccicate sulle tele, manca l'avanti e indietro, non c'è neanche appunto il minimo interesse a una verisimiglianza prospettica. E poi le tinte, queste tinte chiare, fredde, non sono naturali, non hanno nessun rapporto con il vero, appunto un ventaglio in cornice, un ventaglio giapponese in cornice potremmo aggiungere. E anche la stessa rapidità tecnica del quadro. Adesso dalla foto magari non si riesce a capire, ma vi sono delle parti finitissime alternate, delle parti chiaramente non finite. Michele Uda scriveva che non si parlava più di quadri, ma di intenzioni di quadri, di impressioni di quadri. Ritorniamo a Francesco Netti, che oltre che un bravo pittore, era un acutissimo scrittore d'arte. Il vero progresso nel Corpus Domini consisteva nell'eliminazione di quella tinta base che smorza, avvelena ed abbassa insensibilmente tutta l'intonazione del quadro, molto diffusa nella maggior parte dei buoni quadri antichi ed alcuni quadri moderni. E ancora. Ora alcuni pittori hanno detto, un tal mezzo per ottenere l'armonia è un mezzo artificiale. In natura tutto armonizza, perché ogni corpo ha un colore proprio, e se questo colore è riprodotto con proprietà in pittura, l'armonia ci sarà anche nel quadro. Quindi un genere di studi tutto diverso, abominio per le tinte sugose che prima si adoravano, la mummia esiliata dalla tavolozza, la mummia quindi i colori gialli, i gialli guardati con diffidenza, benissimo accolti i colori chiari e freddi, poche ombre, ricercate la luce di faccia e le tinte staccate, imitato il mosaico e tenuta per modello la pittura giapponese, che procede per toni locali ed interi. Non si è ammessa altra base che la biacca, altra tela che la tela immacolata, e si è fondato l'impero del bianco. E questo impero del bianco, rappresentato dal Corpus Domini di Francesco Paolo Michetti, non era altro che l'aggiornamento del
della pittura napoletana sulle rivoluzionarie ricerche di Mariano Fortuny. I quadri bianchi venivano chiamati quelli dell'ultimo periodo di Fortuny. E quindi il confronto con le stampe giapponesi, Fortuny nel 73-74, si lega addirittura a Londra per studiare le stampe giapponesi, da cui si ottiene appunto si ottengono questi dipinti che acquistavano in limpidezza e in chiaro. Praticamente le stampe giapponesi, il confronto con il dato naturale che Fortuny fece a Portici, la lezione dei grandi maestri antichi, Goya, Velázquez, Caravaggio, sono gli elementi, tutti gli elementi del rinnovamento del naturalismo europeo compiuto negli anni 70 dai grandi maestri europei, da Manet, principiando da Manet, fino agli impressionisti, fino a Stevens, fino a Tissot, per arrivare a Mariano Fortuny, a Francesco Paolo Michetti e agli altri grandi protagonisti della pittura napoletana dell'epoca. Ma l'acme non è il Corpus Domini, l'acme lo raggiunse Michetti con Primavera Amore, presentata al Salon di Parigi del 1878. Riproduzione di un sogno fatto da un matto. Ecco che cos'è Primavera Amore, scriveva Diego Martelli, e che era un po' disorientato di fronte a questa commistione di elementi arcaici, bizzarri, onirici, con questo colore allucinante. Paul Lefort parla di Michetti come maestro del genere parossista, ovvero dell'eccesso di colore e di fantasia. E in effetti diciamo che Michetti destabilizzava con un'opera del genere. Sempre Lefort parla di inserisce Michetti tra i grandi protagonisti della lezione giapponista a Parigi, assieme a Whistler, assieme a Manet, assieme a Monet, grazie a un quadro del genere. Se Michetti quindi può essere considerato l'interprete più geniale, più convinto del fortunismo, e se il Corpus Domini può essere considerato la chiave di volta dell'influenza di Fortuny a Napoli, ovviamente l'impatto ci fu anche con altri maestri. A questo punto dobbiamo specificare che ci fu una certa dicotomia tra i maestri che accettarono in maniera acritica il messaggio fortuniano, perdendo anche la propria identità, e altri maestri, dalle personalità più speccata, che invece rielaborarono le indicazioni di Fortuny. Iniziamo dai primi, e tra i primi dobbiamo iniziare con il quadro che fece da contraltare al successo del Corpus Domini, anzi che contese in occasione dell'Esposizione Nazionale di Napoli del 77 il successo a Michetti. È uno sposalizio costume di Basilicata di Giacomo di Chirico, quadro prontamente acquistato da Cupilla. Ma qui delle sprezzature giapponiste e michettiane non vi è più niente, c'è solamente appunto l'interesse per questa pennellata svirgolata, per questo scintillamento attraentissimo che doveva sostanzialmente preparare un prodotto per il mercato internazionale. E un artista invece che accolse con un entusiasmo la lezione di Mariano Fortuny fu Edoardo Dal Bono. Edoardo Dal Bono, anzi, riconobbe nella tecnica veloce di Fortuny, nel suo tocco multicolore, gli elementi perfetti per poter descrivere tutto il lusso del popolo napoletano, che era quello appunto di cui lui necessitava per il suo dipingere poetizzato, dipingere la realtà con poesia, più bella, una realtà più bella del vero doveva essere raffigurata. Da sottolineare che tutti questi artisti legati in maniera più superficiale a Fortuny si legano al costumbrismo locale, cioè l'iconografia è quella del costumbrismo, al contrario di quello che avveniva a Roma, dove abbiamo visto che c'era un eclettismo più vario, e quindi di Chirico, quindi Dal Bono, si legano molto al tema del folklore, con cui ottennero appunto anche Dal Bono i contatti con Goupil, perché agli occhi del parigino chic una veduta di Mergellini come questa era suggestiva, era chic nella sua
nel suo essere orientale quanto una veduta delle piramidi, per dire, no? Era un mondo lontano, un mondo primitivo, un mondo che faceva anche sognare. Un altro quadro interessante è Sirene Moderne del 74, anzi questo diciamo che è quanto mai significativo. Guardate il colore, guardate la tecnica virtuosa, guardate addirittura un tappeto orientale che sta lì in mezzo alla spiaggia a Napoli, non ci azzecca nulla, è derivata sia la posizione che il tappeto dal quadro Incantatore di Serpente di Fortuni. Non è un caso che questo quadro sia del 1874, quando Dal Bono frequentava Fortuni. Ricordatevi il marabù sulla sinistra. Un altro artista legato al costumismo locale vicino a Dal Bono è Alceste Campriani. All'Esposizione Nazionale di Torino presenta il perduto ritorno da Montevergine, lo ritroveremo un giorno, ed è per il colore, immaginatevi i quadri di Dal Bono, o ecco un quadro della stessa epoca sempre di Campriani, però notate appunto ancora una volta tutto il lusso del popolo napoletano, tutta l'attenzione per gli elementi folclorici quanto più ricchi possibili. Adesso passiamo agli artisti invece che non aderirono in maniera pedissequa al linguaggio di Fortuni. Questa è una fotografia fatta a Villa Martinori, dove era lo studio di Fortuni, e è una festa all'esterno. Seduto al centro, vediamo con un cappello di paglia Fortuni, elegante. Sulla destra, alla sinistra di Fortuni, un giovane che sembra imitare anche non solo il modo di vestire, anche la posa e anche, forse anche i baffi di Fortuni, è Attilio Simonetti, il giovane Attilio Simonetti che abbiamo detto sarà fedele, amico e allievo. Alla destra di Mariano Fortuni c'è un personaggio totalmente diverso, è in piedi, ha una casacca d'artista, una folta barba ed è facile riconoscere Domenico Morelli. Ho sempre amato questa fotografia perché un po' è testimone della profonda amicizia che c'era tra i due artisti, no? Erano vicini, anche della profonda distanza, due personaggi completamente diversi. Infatti nel 1874, quando morì improvvisamente Fortuni a Roma, appena ritornato dal soggiorno napoletano, fu proprio Domenico Morelli a precipitarsi a Roma, fu lui a reggere i cordoni del feretro e fu lui, scrivono le fonti, a tornare a Napoli in treno con la tavolozza del pittore spagnolo in braccio mentre piangeva. Questo è un significativo cameo in questo senso, è il disegno che, con l'effigie di Morelli, che Paolo Vetri, allievo di Morelli, dona e dedica a Cecilia di Madrazzo all'indomani della morte del maestro spagnolo. E nel 75 si tiene la grande asta dei beni di Fortuni della collezione di Fortuni, vi sono tre opere di Morelli nella collezione Fortuni, vengono citate. Nell'estate del 74, comunque, era stato Fortuni stesso a confessare di avere nelle mani di sua proprietà un quadro, La figlia di Giairo di Morelli, non sappiamo se sia questo, l'altra versione o semplicemente un bozzetto, quadro di amico e non di mercante. Ecco, quindi questa intimità confermata che c'era tra i due. Eppure, dell'influenza di Fortuni su Morelli è difficile ritrovarla. Diciamo che è difficile ritrovare l'influenza di qualsiasi artista su Domenico Morelli, perché Domenico Morelli è stato un personaggio dalla speccata personalità, innanzitutto che ha voluto rimanere pittore di storia, contro anche le mode e contro anche il mercato. Non si è mai voluto legare a Goupil o ad altri mercanti. Quando Goupil gli presentò il contratto da firmare, gli rispose: lo considero un souvenir, stiamo scherzando, non scherziamo. E comunque rimase pittore di storia. All'interno della pittura di storia innescò la rivoluzione, come abbiamo detto, del verismo storico, no? E poi, una volta compiuta questa rivoluzione,
cercò lungo gli anni 70 un'altra via, una via indipendente, anche complicata, che lo portasse a una pittura moderna, lontana dal mercato, lontana dagli esempi degli altri pittori, una via personale. E questa via personale la trovò ispirandosi ai temi biblici. I temi biblici potevano essere il veicolo di nuove sollecitazioni intellettuali e quindi di una pittura più moderna. Ma per questi temi biblici bisognava pure trovare un fondo storico. Ed ecco che inizia a ricomporre quello che può essere definito un mosaico immaginario dell'Oriente. Morelli in Oriente non c'è mai andato né ci è voluto andare. Quindi da qualche parte, per ricostruire in maniera veritiera i temi biblici, doveva ispirarsi. Ed è qui che possiamo trovare il contatto e la tangenza con Mariano Fortuny. Mariano Fortuny, che in Africa aveva fatto dei quadri straordinari orientalisti, dove, a detta dei contemporanei, straordinaria era soprattutto l'atmosfera, da questa vibrante intensità luministica, e i tipi, la verità dei tipi africani, la verità degli uomini, come scriveva l'amico Charles Riarte. Ecco quindi che Morelli giunge a capolavori assoluti di questi anni, come Gli Ossessi, grazie al confronto con le opere di Morelli. Ecco, è impensabile, di Fortuny, è impensabile senza lo Spagnolo, questa atmosfera accecante. Eccolo lì il marabù sulla sinistra, tale quale a quello del quadro di Fortuny. È un po' la chiave, no? Un po' la firma di Fortuny in questo quadro. Ma analizziamone un altro allora. Bagno Turco, 1874 circa, sicuramente fortuniana la tecnica, ai limiti del non finito e sfrontata, e sicuramente fortuniana l'idea della figura di spalle come cesura della composizione, che ritorna spesso in Mariano Fortuny ed è un'idea riberesca, no? È un'idea che nasce dallo studio di Fortuny su Ribera e che ritorna spesso, abbiamo detto. Questa è Strada di Tangeri del 69, ancora la figura di spalle al centro. Ma insomma, per chiudere il discorso su Domenico Morelli, analizziamo un piccolo disegno conservato a Napoli, Scena araba, dove vedete sullo sfondo abbiamo lo sfondo di Strada di Tangeri, no? Cioè lo sfondo di Strada di Tangeri. E al centro questo marocchino con la carabina, che invece è preso da un altro venditore, da un altro quadro, venditore di tappeti, sempre di Fortuny, sono tutti dipinti famosissimi, e sono proprio questi prestiti iconografici, questi tasselli del mosaico immaginario di Domenico Morelli. Un giovane napoletano di grande talento ha iniziato a fare il mio busto, è abbastanza ben riuscito. Ma dal momento che la mia effigie non mi piace, la destinerò quale nido per gli uccelli, quando avrò il mio atelier a Siviglia, poiché Fortuny, tornato da Napoli, voleva andare appunto a Siviglia. Questo giovane napoletano è Vincenzo Gemito, anche lui ovviamente vicino a Portici, a Fortuny, anzi Fortuny aveva ben 4 opere di Gemito, aveva il ritratto di Francesco Paolo Michetti, il ritratto della figlia Maria Luisa, un giovane pescatore e il ritratto di Fortuny, che poi abbiamo detto servirà da modello al Bronzo del Verano. Gemito in questo momento, sia nei disegni che nelle sculture, incomincia a muovere le superfici, ad amare appunto questo gioco chiaroscurale che è in sostanza in scultura la tecnica fortuniana. Ben presto però Vincenzo Gemito supererà questo momento, perché non gli è congeniale questo tipo di scultura, più inseguendo quello che, come sappiamo, è il suo ideale classico, con le figure, con le superfici più nette, no? Ben definite, e ritroverà presto appunto uno stile completamente diverso. C'è una terracotta perduta che le fonti ricordano in possesso di Fortuny, sempre di Gemito, raffigurava Antonio Mancini, non sappiamo dov'è. Però
Questo è ancora una volta una testimonianza del rapporto stretto che Fortuny ebbe con Mancini. Scriveva Fortuny al suo collezionista principale, William Hod Stewart, che aveva incominciato a frequentare a Portici alcuni giovani di talento, tra cui spicca Antonio Mancini, che già ha inviato qualcosa a Parigi. E infatti in questi anni, a principale dal 1870, Antonio Mancini incomincia ad attuare una strategia per imporsi. Nel 1870 invia la promotrice di Napoli, Mio padre. Nel 72 chiede a Michetti di essere presentato a Reitlinger, un importante mercante internazionale. La mediazione non serve, non riesce a concludere niente con Reitlinger. Nel 72, grazie al suo mecenate Albert Kahn, Antonio Mancini invia due quadri alla Salon di Parigi. Albert Kahn subito gli scrive e lo avverte che un pittore francese importantissimo li ha apprezzati, però ha detto ne critica la pittura sporca. Immaginatevi quadri del genere, poca carta e poco pane può essere significativo dei quadri di Antonio Mancini in questo momento. E torniamo sempre a Netti, che guardando i quadri inviati nel 72 alla promotrice di Napoli, nota la straordinaria intelligenza pittorica di Antonio Mancini, che gli ha permesso di maturare una larghezza e semplicità antica, scrive Netti. Quindi Netti riesce a capire che alla base della pittura, di questa pittura di Antonio Mancini, c'è la pittura antica, ma sono perle cadute in un cesto di panni sporchi. Ecco, quindi questi improvvisi lucori che accendono la composizione sono un cenno di panni sporchi, è pittura ancora troppo scura, è fuori moda. Negli anni 70 il linguaggio di Antonio Mancini, nonostante sia tecnicamente straordinario, è completamente fuori moda, perché sappiamo cosa stava accadendo a Parigi in quel momento. Ecco quindi che Antonio Mancini si può aggiornare nel 74. Arriva Mariano Fortuny a Napoli, il pittore più alla moda. Quale migliore occasione di avvicinarsi appunto alle novità in voga in quel momento in Europa? Fortuny si lega a Mancini, cerca di sostenerlo. Sapete che Mancini ha avuto sempre il bisogno di avere un mecenate, aveva una personalità molto fragile psicologicamente, quindi Albert Kahn, Fortuny e poi via via dicendo lungo il suo percorso biografico ne troverà altri. E Fortuny lo aiuta, compra i suoi quadri, addirittura, significativo questo, post mortem, nel 1875 Domenico Morelli e Cecilia De Matrazzo istituiscono un premio Fortuny. Nella promotrice del 75 il premio Fortuny lo vincerà Antonio Mancini. Questo per dirvi quanto era legato al maestro. E nel 75 contemporaneamente a Parigi c'è l'asta Fortuny e vi sono due opere di Mancini nell'asta, nella collezione Fortuny. Se caliente la limosina, conosciuta come saltimbanco dopo lo spettacolo. L'opera va in asta e viene aggiudicata a 930 franchi, una cifra importante. Albert Kahn, che stava a Parigi, il protettore di Mancini, scrive subito questa lettera. «Caro Antonio, cercavo un'occasione per rimettere il vostro biglietto a Goupil. L'ho trovata ieri. Sapete che sono stati venduti ieri tutti i quadri, i bozzetti, i disegni lasciati dal povero grande Fortuny nel suo studio? Concorso di gente immenso, prezzi pazzi, tutti parlano di Fortuny. Ciascuno vuole comprare e ritenere la memoria del grande pittore. Anche Goupil ne ha comprati vari. Nello studio di Fortuny erano pure quadri di Meissonier, Troyon, Morelli e di un certo A. Mancini. Quest'ultimo trovò acquistatore per 930 franchi. L'ha comprato un certo Ledelmayer, venditore di quadri. Mi piace questo vostro quadro, caro mio. La mano e il braccio sono bellissimi. Dunque, Antoniuccio, adesso cose serie. Mi pare venuto il momento di venire a Parigi. S'apre il Salone il 1° maggio. S'aprirà pure fra breve l'esposizione delle opere di Fortuny. Il quadro Saltimbanco è un quadro noto, è dipinto su una tavola da letto, indice di povertà di mezzi del pittore, stretta e lunga, vedete il formato come è curioso. Fu regalato da Antonio Mancini alla stazione di Napoli prima del ritorno a Roma in quell'estate del 74. Era proprio una carta da visita di Mancini al grande pittore internazionale per aprirgli il mercato. Ha funzionato, anche se in maniera
poco fortunata per il maestro spagnolo, visto che ha funzionato facendo 930 franchi. Subito Antonio Mancini si precipita a Parigi, incomincia a lavorare a questa serie di salti in banchi. Caen capisce che finalmente con questo genere di pittura del braccio, la mano e il braccio sono bellissimi, questa pittura frastagliata, la foto è un po' sfocata, ma sono proprio tutte pennellate, incrociate, vibranti e colorate. È l'aggiornamento di Mancini sulla tecnica fortuniano. Questo è un quadro fortuniano ed era la via, che poi verrà ripetuta nei quadri parigini, per rendersi un po' più alla moda. Le cose però non funzionano. Abbiamo detto personalità fragile, difficile, e dopo qualche mese Mancini deve ritornare a Napoli, ci riproverà nel 78, anche qui qualcosa non funziona, e nel 78 licenzia il saltimbanco dopo lo spettacolo. Ancora questi saltimbanchi, però qui sono cambiate le cose. Ancora delle pennellatine nelle maniche, nei rossi, però è un tuffo all'indietro, un tuffo ancora una volta nella pittura caravaggista che lui sentiva più congeniale. Guardate il volto di alabastro, liberesco, caravaggista, straordinario. Ci sono delle carte scritte in questi anni da Antonio Mancini in cui confessa la sua incapacità di adattarsi al linguaggio fortuniano. Non andava bene per lui, lo metteva in crisi, cassava e cancellava tutto quello che faceva. Non era questa la sua via, quindi ritorna a Napoli e inizia anche la crisi, la malattia mentale. Tra il 79 e l'82 viene rinchiuso in manicomio, inizia questa galleria di autoritratti allo specchio, dove però non c'è più traccia di fortuni, e ancora una volta l'intelligenza pittorica di quello che scriveva Netti, cioè la capacità del pittore di Mancini di rileggere e di fare proprio indipendenti i dati, la pittura antica, fortuni, e di fare qualcosa di assolutamente diverso, ma soprattutto dimostrava la propria individualità del pittore. È un momento di grande maturità di Antonio Mancini. Ma questa intelligenza pittorica, questa capacità di rielaborare i dati era la stessa che aveva avuto Domenico Morelli guardando il 500 Veneto e Fortuni, ed era la stessa che aveva avuto Mariano Fortuni nell'estate di Portici, quando era giunto a rielaborare tutti i dati provenienti da Goya, da Velázquez, dalle stampe giapponesi, da De Gregorio, da Mancini, e creare qualcosa finalmente di indipendente, e qualcosa rivelando quella che era il proprio gusto e la propria fisionomia. E abbiamo finito. Se avete qualche domanda, sono a disposizione. Tutto chiaro. Praticamente dopo Napoli va a Venezia. Chi? Mariano. No, Venezia, quel museo Fortuni è stato in realtà acquistato dal figlio. Lui a Venezia non c'è mai arrivato perché è morto a Roma nel novembre. Poco dopo il ritorno da Napoli, lui muore a Roma. C'è Mariano Fortuni Marsal e Mariano Fortuni Madrazzo. Il museo è stato creato dal figlio, però contiene tutto il materiale fotografico del padre, e quindi tutti quegli studi che abbiamo visti sono del padre, conservati a Venezia, e quanto mai prezioso ovviamente per indagare il papà, ma con il papà non ha nulla a che fare dal punto di vista biografico. Lui torna a Roma, muore subito dopo, e aveva in programma di andare a Siviglia, di andare... Ma è il figlio che poi però era anche pittore. Sì, era pittore, scenografo, inventore, modista. Le lampade per... Diciamo che il figlio è diventato più famoso del padre, ma non interessa al padre. Comunque è importante questa completa differenza dell'assorbimento del linguaggio fortuniano tra Roma e Napoli. A Roma è superficiale,
A Napoli invece innesca una vera rivoluzione e ogni volta che i quadri dei napoletani verranno esposti nelle mostre nazionali si dichiara che la pittura napoletana, e queste sono le fonti dell'epoca, è la scuola più moderna d'Italia. Va bene, prego.